Voglio scrivere un racconto che parli di mio padre. Ora, dopo tanti anni, penso di riuscire a parlare di lui, a testimoniare il suo passaggio su questa terra. Lo so che non ti ho mai detto nulla di lui, ma mi faceva troppo male. La terribile guerra del 15-18 se lo portò via. Io avevo appena 10 anni, ma ricordo ancora il suo sorriso. Io ho conservato le lettere che scriveva a mia madre dal fronte. Ho giurato a me stesso che se dovesse scoppiare di nuovo una guerra, mai vi prenderò parte, per nessuna ragione al mondo. Sulla lettera che ci hanno mandato, comunicandoci la morte di mio padre, ho scritto a matita questa frase: guerra, un nome con 2 R dietro l'abisso. Un abisso che molti hanno voluto possedere, e lo spazio che si sono conquistati più è di 1,50 m di profondità. Io voglio descrivere il volto di mia madre, che dopo la morte di mio padre ha smesso di sorridere. Voglio parlare delle estenuanti code che faceva per assicurarsi un po' di latte, di acqua per me e per mio fratello. Voglio parlare dell'essere umano, capace sia di piantare un albero sia di uccidere. Di questo parleranno i miei primi racconti. Partirò da me, dalla mia infanzia, da queste montagne, e parlerò di te. I tuoi occhi saranno ovunque. Sono contento. Berlino sta diventando un crocevia di poeti, scrittori, letterati, pittori, uomini che possono riscattarci dagli anni bui della guerra. Forse tu mi rimprovererai questo mio infantile ottimismo. Mi sembra già di sentire la tua soave voce che mi ammonisce: Macoli, mio caro, non fare l'ingenuo. Guarda con crescente ansia questo nuovo partito nazionalsocialista, portatore di odi razziali, antisemiti. Non puoi non tenerne conto. Posso solo risponderti con l'entusiasmo che mi contraddistingue, che io non credo che questo odio prenderà piede. Io credo nell'infinita capacità dell'uomo di amare il suo simile, nonostante tutto. Cominciai a considerare questa razza inferiore, valutandone la cultura. L'ebreo non possiede nessuna forza creativa, perché egli è privo di quell'idealismo senza il quale non è possibile uno sviluppo dell'umanità verso l'alto. La sua intelligenza non sarà mai produttrice, ma agirà sempre distruggendo. Gli ebrei sono nomadi e parassiti. Ma per fortuna, di lì a pochi mesi, scoppiò una guerra per la libertà, e nelle masse albeggiava la convinzione che stavolta si trattava dell'essere o del non essere della nazione tedesca. E io c'ero, ed ero del pieno nelle forze con i miei 20 anni, ed ero tedesco. Appartenevo al popolo eletto, potevo essere come una bestia, rapida, bella, fiera, istintiva, correre, sparare, fuoco, carica. Ero pronto a morire per il mio popolo e per il Reich che lo impersonava. Ero felice, non ero mai stato così felice. Tornai a ringraziare Dio per avermi dato la guerra, e così, mai nel mentre, mi arruolai nell'esercito bavarese. Germania soprattutto, soprattutto nel mondo. Lo scopo della guerra è l'esistenza del popolo tedesco. È necessario far comprendere con la lotta agli altri popoli che devono sottomettersi naturalmente al popolo tedesco, perché quest'ultimo è più forte, così come l'uomo riconosce la potenza di Dio e a lui si sottomette. Poi purtroppo la guerra finì male per la Germania, con la resa del 10 novembre 1918. Fu allora che capii quale dovesse essere veramente il mio destino: diventare un uomo politico. Così entrai in un piccolo partito con la tessera numero 7. Solo un mese dopo ne ero già dirigente. Sapevo parlare, avevo un buon timbro persuasivo e un volume alto, adatto a farmi sentire da tutti. Al mio secondo discorso pubblico parlai per 30 minuti filati, gli astanti erano elettrizzati. Poi parlai per un'ora, il mio successo fu ancora più grande. I presenti erano 130, 15 giorni dopo il quarto comizio, 170 persone, il successivo 200, poi 270, poi 400. E domani sera parlerò davanti a 2000 persone ed esporrò il mio programma politico, il programma del Movimento Nazionalsocialista, 25 tesi, tra le quali ci sarà l'anticapitalismo, l'antisemitismo, l'antimarxismo, mire espansionistiche e il nazionalismo patriottico. Combatterò con tutte le mie forze il popolo ebraico, i marxisti e i borghesi. Bisogna sbarazzarsi dei miserabili, dei malati, degli handicappati, degli omosessuali, degli zingari e dei deboli in genere. Dobbiamo imparare dalla natura, che è spietata. Il lupo non va mai con l'agnello. Ogni bestia si accoppia con la femmina della stessa specie. Il più forte deve vincere e non mischiarsi al più debole, sacrificando così la sua grandezza. Noi tedeschi siamo il sole che oscurano i raggi della luna. Noi ariani puri, noi che vogliamo una nazione forte e potente. Il nostro Stato nazionale deve mettere la razza al centro della vita, deve procurarsi di conservarla pura.
Deve debellare tutti gli esseri inferiori. È necessario un'igiene razziale. Si partirà in primis dagli ebrei, esseri inferiori, cospiratori, marci e sporchi. L'ebreo distrugge l'umanità nelle sue fondamenta. Non è nemmeno un popolo religioso perché non crede nell'aldilà. In realtà nascondono dietro una falsa religione i loro propositi economici e politici. L'ebreo penetra nell'economia locale come un vile mediatore. Un autentico vampiro che si è avvinghiato al corpo del popolo sventurato e non c'è più modo di riuscire ad allontanarlo. L'ebreo si serve di tutti, della borghesia quanto dell'operaio. Il nazionalsocialismo combatterà sempre questo popolo bastardo con tutte le sue forze. Per creare l'autorità è necessario avere popolarità. Saranno necessarie potenza e forza. Sarà necessario un capo, un uomo solo. Quest'uomo dovrà dominare le masse, forgiare granitici principi e condurre una lotta per realizzarsi. Le prime persecuzioni agli ebrei, la prima Macol perse il lavoro, il giornale chiuse, io non potei più frequentare l'università. Ma fino a qui niente di irreparabile. Eravamo pur sempre giovani e innamorati. Rimandammo il matrimonio. Il peggio arrivò subito dopo. La mattina del 27 settembre 1935, un battaglione di polizia entrò a Berlino e un tenente dichiarò che il secondo battaglione aveva ricevuto l'ordine di procedere entro due ore alla liquidazione di tutti gli ebrei, dalle loro abitazioni ai ghetti. Nel ghetto riuscii ancora a vedere Macol, sebbene sempre meno. Una sera venne da me, pallido, agitato. Mi disse che il cappellano gli aveva detto che quella sera erano stati uccisi 40 bambini, mentre altri 90 erano stati chiusi in un edificio in condizioni terribili, in attesa di essere giustiziati. Lui voleva tentare di mettere in piedi un gruppo di persone per liberare quei bambini. Tutto posso sopportare, ma che si faccia del male a un bambino, no. Gli accarezzai il ciuffo, spostandolo di lato, come facevo sempre, per ammirare i suoi bellissimi occhi grigi. Perché Dio permette che muoiano i bambini? Due ore più tardi fu eseguito l'assassinio dei restanti bambini. Macol scriveva molto durante il periodo del ghetto, forse voleva finire il libro di racconti, forse presagiva il peggio. E infatti di lì a una settimana un altro battaglione fece irruzione e fummo deportati nei campi di concentramento. La mattina del 4 novembre alla stazione dei treni vidi Macol per l'ultima volta. Lui era stato destinato ad Auschwitz, io a Dachau. Non parlammo. Le parole sarebbero state troppo misere per tradurre tutto quello che ci passava nella mente e nel cuore. Ammirai per l'ultima volta i suoi occhi grigi. Ero orgogliosa di lui, tutti dicevano che era molto intelligente. Poi il treno arrivò e Macol salì. Aveva il numero 2392. Quando il treno partì, lui si affacciò al finestrino e mi passò il manoscritto finito dei suoi racconti. Il suo viso si distese di colpo. Capii più tardi che quello era il suo addio alla vita. Tornai nel mio gruppo in attesa di essere chiamata. Quando l'ufficiale pronunciò il mio nome con l'accento sbagliato, ebbi un moto di rabbia. Esther, dissi, e fiera salì sul carro per Dachau. Non starò a descriverti i campi di concentramento perché i particolari li conosci già. Hai visto le fotografie, hai letto tutto sui libri di storia, i fatti sono noti. Quello che voglio raccontarti, mia amatissima nipote, è un'altra storia, la mia storia. Così passarono i giorni e io di Macol non avevo alcuna notizia. Continuava il rito delle serate passate a cantare per l'ufficiale. Io lo ricattavo come potevo, chiedendo notizie di Macol, spacciandolo per mio cugino, facendomi raccontare che cosa realmente succedeva nel lager. Perché lo vuoi sapere? Perché il sapere ha potere sul dolore. E per poterlo testimoniare forse un giorno, risposi. Allora lui mi raccontò degli esperimenti scientifici che un medico eseguiva sui deportati usandoli come cavie. Mi spiegò che infettavano le prigioniere più avvenenti con stafilococchi, bacilli del tetano, di germi patogeni, per sperimentare l'effetto curativo dei sulfamidici. Le prigioniere venivano infettate alla parte inferiore delle gambe. Sovente si aggiungevano nelle ferite anche frammenti di legno o schegge di vetro. Le gambe andavano in suppurazione. Le vittime cui non veniva prestata alcuna cura allo scopo di osservare il progresso del quadro clinico morivano tra atroci dolori. «Ma come potete permettere tutto questo?» chiesi. «Permettere? Io obbedisco agli ordini tutto qui. Tengo fede al mio giuramento, il giuramento è sacro. Per me è giusto quello che è giusto per il governo.
Io non ho diritto a pensieri, opinioni o sentimenti di ordine personale. Fedeltà e obbedienza, la fedeltà è un grande valore. Una delle ultime sere, dopo la mia consueta esibizione, mentre mi scaldavo al fuoco, mi guardò e mi disse freddo, senza alcuna esitazione: «Ah, tuo cugino, quel Marple, è morto questa mattina ad Auschwitz». Me ne tornai nello stanzone con le altre. Non riuscivo a piangere. Presa invece da un insolito vigore, come un ultimo sussulto della carne, mi buttai sul letto e immaginai di fare l'amore con lui. Era la mia risposta umana alla notizia innaturale della sua morte. Il mio corpo ossuto, nudo, aderiva al suo. Se fossi stata sola avrei urlato, un urlo disperato al limite dell'umano, un urlo che avrebbe squarciato la notte. Sussurrai i nostri nomi, il mio e il suo, uniti, come un'antica litania, una spasmodica e necessaria preghiera. Era il mio funerale per lui, il piacere che si veste di nero e piange il suo lutto. Pensai di lasciarmi morire di fame e di sete, ma il destino abbia un altro piano per me. Quella sera l'ufficiale mi disse che mi avrebbe fatto scappare, che mi avrebbe salvato la vita perché mi amava. Non se lo sapeva spiegare, era strano la mia voce, quelle note, quel viso così familiare. Devi diventare una cantante. Mia madre aveva una voce simile alla tua e ti assomigliava. La polmonite la uccise quando io ero ancora bambino. Bussarono forte 3 volte alla porta. È il segnale. Devi andare con loro, devi stare zitta e non fare domande. Loro ti porteranno in un posto sicuro. L'ufficiale mi prese e mi strinse forte a sé. Aveva un buon odore. Avvicinò le sue labbra alle mie. Avvertì come una ferita lancinante, come se qualcuno mi avesse aperto il ventre con un coltello. Ma in quel momento non lo stavo odiando. In fondo mi stava salvando la vita. E naturalmente la vita ebbe altri progetti per me. Finita la guerra, smisi di cantare, sposai un uomo facoltoso. Mi dedicai all'editoria. Volevo a tutti i costi far pubblicare il libro di Marple, quello rimasto ancora senza titolo. Non avevo dubbi sul titolo. Solo i tuoi occhi potevano guardarmi, come l'aria del Siegfriedo che mi aveva salvato la vita. E solo i tuoi occhi davvero mi hanno guardato veramente in questa vita, mio adorato Marple.